le opere l'artista, il personaggio, recita così il motto che accompagna Picasso Image, interessante iniziativa legata al genio spagnolo e accolta dal Museo della Rapacis fino al mese di febbraio. Circa 200 le foto presenti, scatti, frammenti di vita, che sono il nucleo forte di tutta la mostra, dove non mancano tele, sculture e creazioni di vario tipo. Una mostra sul rapporto tra Picasso e la fotografia non era mai stata presentata ed è un percorso espositivo attraverso una serie di opere, sia grafiche, sia pittura che scultura e soprattutto immagini fotografiche, che ci mostrano come Picasso abbia usato la fotografia nelle diverse fasi della sua vicenda artistica. All'inizio era incuriosito dal mezzo e quindi usava lui stesso la macchina fotografica per documentare la realtà che poi traduceva con la sua arte nelle sue opere, e usava la macchina anche per documentare le diverse fasi del suo lavoro. Poi c'è una lunga fase che inizia nel 1932 a seguito dell'incontro con il fotografo Brassailles, che permette attraverso la fotografia di studiare il personaggio Picasso, cioè le fotografie realizzate da lui, dalla Mar, che poi diventerà sua moglie, e da altri fotografi del tempo, si documentano le evoluzioni delle sue scelte artistiche. Infine una terza fase della mostra, che inizia subito dopo la guerra, nel 1945, e prosegue fino al 1971, in cui la fotografia serve a creare l'immagine iconica di Picasso, quella che per noi oggi rappresenta forse la figura artistica più nota e più importante del Novecento. La selezione originale è garantita da lavori provenienti dal Museo Nazionale di Parigi. Qui troviamo un insieme di immagini che coprono la vita di Picasso, perché le fotografie più vecchie partono dal 1901 e l'ultima risale al 1971. In questa terza fase di cui dicevo prima, sicuramente alcuni grandi fotografi come o fotoreporter come Robert Capa, Robert Doisneau, Edward Quinn hanno approfondito la vita privata del Picasso nell'ambito della sua famiglia, delle sue relazioni familiari, e quindi ci hanno tradotto l'immagine di questo grande artista attraverso la sua quotidianità. Un allestimento attraverso cui viene delineato in maniera inedita sia il percorso artistico di Picasso, sia la propria intimità immortalata nei momenti più differenti, dal lavoro in atelier al tempo libero. In alcuni punti della sala ci sono gli scatti più antichi, di inizio Novecento. Sono foto che Picasso ha conservato per tutta la sua vita e arrivano fino a 2 anni prima della morte. Nell'ultima foto che lo ritrae vediamo un Picasso molto anziano, nel 71. Che tipo di uomo era Picasso? Questa è una domanda che resta aperta ancora oggi. Sicuramente era un uomo dalle mille sfaccettature. 3 le sezioni proposte, i primi tentativi del medium, le collaborazioni con fotografi d'avanguardia quali Brassailles, Dora Maar, e poi una fase ultima con il racconto della maturità artistica di Picasso, incline a coltivare di persona la propria immagine di artista diffusa dalla stampa illustrata. Ci sono tanti scatti legati alla lavorazione di Guernica. Appartengono all'archivio del Museo Nazionale Picasso di Parigi proprio attraverso la donazione che ne ha fatto la famiglia, quindi l'archivio personale di Picasso che è confluito lì, e nel rapporto con la Mar, che appunto documentava la realizzazione del Guernica, si evince anche la difficoltà che Picasso ebbe nel raggiungere quella che era la sua idea connessa con il significato di quell'opera. Al Macro di Vianizza si rende omaggio alla fotografia, edizione numero 15 del Festival Internazionale di Roma, dove quest'anno una serie considerevole di scatti fornisce continue prospettive di quella che è la città eterna.
I lavori degli artisti coinvolti nella rassegna descrivono e illustrano la capitale. Roma e il mondo è infatti il tema centrale scelto per l'occasione e che si ricollega al primo volume di Viaggio in Italia di Goethe, a 200 anni dalla pubblicazione. Molto soddisfatti e anche stracontenti per la qualità e l'innovazione dei linguaggi sulla fotografia, che è un media molto molto abusato, e l'idea che Roger Ballen costruisca una baracca mi sembra così bella che la usi come set. Roma come punto di incontro della cultura internazionale. Nella grande mostra collettiva principale ecco le foto realizzate da chi ha preso parte alle precedenti edizioni di Rome Commission. A me personalmente colpisce sempre l'equilibrio insieme della fotografia, no? Ci sono delle fotografie, ci sono tante cose diverse, però per esempio ci sono le fotografie all'inizio del Novecento, penso, no? Nel dopoguerra, questi grandi fotografi che ricostruiscono uno spazio visivo che è in assoluto equilibrio, gli oggetti sono ciascuno, no, nella posizione in cui è un lavoro, diciamo, a cavallo tra l'architettura e la pittura, no, classica, però fatto talvolta con il talento incredibile di cogliere quello specifico momento e in quella velocità riuscire a ricomporre questo insieme di fattori. Altri, adesso non so, penso alle fotografie di Salgado sul pianeta, sono una testimonianza, no, incredibile, cioè una bellezza, cioè c'è la paura di quello che noi stiamo distruggendo, no? C'è l'amore che lui riesce a raccontare nei confronti della nostra terra, dipende anche dai fotografi. Colpisce la qualità della relazione tra l'anima, tra il pensare di un fotografo e la realizzazione di un'immagine. Poi logicamente la qualità è scontata, questi sono tutti grandissimi maestri della fotografia, ma la fotografia non è un'arte così complicata da un punto di vista, diciamo, tecnico. Il problema è di capire tra le tante cose che si vedono che cosa selezionare, come vederle e perché vederle. Di sicuro interesse quanto proposto dal sudafricano Roger Ballen, una vita passata a riprendere le periferie di Johannesburg e che al macro consegna una baracca che vuole testimoniare il suo modo di entrare a Roma. È più difficile oggi essere originali in quanto a scatti e a fotografie? Ma ormai tutti hanno uno strumento in tasca con cui ritraggono il mondo, il contesto nel quale si muovono, tutti inseriscono dettagli della propria vita personale, quindi chiaramente c'è una moltitudine di immagini con cui ci confrontiamo tutti ogni giorno, ma lo sguardo dei fotografi professionisti e degli artisti che usano questo strumento è sempre uno sguardo illuminante, uno sguardo che aiuta veramente a comprendere la realtà. Che momento sta vivendo questo tipo di fotografia? Dal punto di vista artistico, estetico, se vogliamo. Abbastanza straordinario, nel senso che ormai è considerata una forma d'arte in tutti i più grandi musei italiani, per fortuna anche in Italia inizia ad avere un suo riconoscimento e sicuramente il festival ha fatto molto per questo. Un contesto godibile in cui riflettere sulle potenzialità del mezzo, ma anche sull'istinto e la genialità di chi lavora nel campo della fotografia con una destrezza sorprendente. Pezzo di strada da celebrare era il 1926 e l'Istituto Nazionale di Statistica veniva fondato. Oggi, nel 2016, ricorrono quindi i 90 anni dalla sua nascita. Così, presso la Sala Zanardelli del complesso del Vittoriano, viene inaugurata una particolare mostra ad ingresso gratuito e in programma fino al 7 di gennaio. È un momento di orgoglio, perché far conoscere per un mese in questo posto prestigioso come abbiamo seguito il
paese in questi 90 anni è una straordinaria occasione. E per questo abbiamo voluto portare volumi di pregio, macchinari originari, per far vedere quanto l'istituto è stato al passo con i tempi nelle capacità di esercitare questa responsabilità di diffondere l'informazione ufficiale per il paese. Istat da 90 anni connessi al paese, questo è il titolo del progetto che si sviluppa su due piani e che cerca di illustrare ai visitatori le tappe più significative di un lungo percorso. Bene, spero che la visitano soprattutto i ragazzi delle scuole, perché davvero c'è un aspetto pedagogico ed educativo molto importante, e spero anche, lo dicevo col Presidente, che si troverà in futuro, che si trovi in futuro un luogo dove rendere permanente almeno una parte di questa esposizione. Macchinari d'epoca, atlanti annuari statistici, fotografie inedite, oggetti di altri tempi svelati al pubblico, testimonianze di quelle che sono state nel tempo le attività dell'Istat. Siamo orgogliosi come amministrazione capitolina di ospitare l'Istat, di ospitare questa mostra dell'Istat. Il nostro compito sarà quello di portare tanti bambini a vedere questa visita. Questo è importante in modo che vedano da subito l'importanza dei numeri, numeri poi applicati all'analisi del paese e quindi al suo benessere. Cosa emerge da questa mostra, secondo lei? Emerge il racconto di un paese complesso che però mi sembra abbia dentro di sé la forza per progettare e andare avanti. Al secondo piano, invece, un allestimento incentrato sulle ultime 9 decadi dell'Italia, pannelli infografici attraverso cui vengono descritte le caratteristiche di 6 diverse generazioni, da quella chiamata a ricostruire una nazione nel secondo dopoguerra ai nativi digitali del nuovo millennio. Noi produciamo tanti dati di buona qualità. Quello su cui dobbiamo migliorare è la promozione del loro utilizzo. E quindi in generale il grande pubblico e soprattutto i giovani debbono comprendere l'utilità, l'opportunità fornita dall'Istituto nel descrivere in modo accurato la realtà in cui vivono. E quindi ci rivolgiamo fortemente ai ragazzi per far vedere loro i vantaggi nell'utilizzo dei dati e quindi, come ripeto, una maggiore consapevolezza di quello che sono le caratteristiche della società in cui vivono e delle prospettive, perché leggendo i dati si possono anche avere degli scenari di quelle che possono essere le prospettive delle persone. Cosa rappresenta questa mostra per il Vittoriano? Guardi, noi stiamo lavorando per rilanciare il Vittoriano come luogo dell'identità nazionale e in questo senso ospitare una mostra dedicata a un istituto che racconta la storia del nostro paese ci è sembrato naturale. Ci potrebbe essere una contraddizione apparente con la mostra che abbiamo dedicato pochi mesi fa a Lucio Dalla, invece è tutto in continuità. Il Vittoriano è la casa degli italiani e quindi accoglie i personaggi e le istituzioni che hanno fatto la nostra storia. Una mostra che punta a promuovere la cultura dei numeri e a testimoniarne non solo la valenza storica, ma anche quella istituzionale. La Carmen secondo l'orchestra di Piazza Vittorio, un trionfo di suoni e colori al Teatro Olimpico nel segno dell'eclettismo, a grande richiesta. Si dice così quando una produzione di successo viene di nuovo inclusa nel programma della stagione di un teatro. La struttura in questione è appunto l'Olimpico, tornato ormai a pieno regime in quanto a spettacoli e oggi come ieri aperto alle sorprese e alla libertà artistica.
In piazza Gentile da Fabriano, la prima metà di novembre è tutta dedicata alla riproposizione della Carmen di Georges Bizet da parte dell'orchestra di Piazza Vittorio, progetto solido e funambolico, per natura votato all'esplorazione, così come alla ricerca di nuove sfide. Una delle opere più note di tutti i tempi, firmata dal compositore transalpino sul libretto di Meilhac e Alevi, che viene rielaborata in maniera frizzante e multietnica da un collettivo ricco di talenti non solo esperto, ma anche rispettato nel panorama musicale romano dopo quasi 15 anni di show. La Carmen, ridisegnata dall'orchestra di Piazza Vittorio, torna in sala ad un anno dall'allestimento che convinse pubblico e critica. Lo fa con una messa in scena che fa parte della programmazione stilata dall'Accademia Filarmonica Romana, pronta a dislocare in altre sedi le proposte finite in cartello per il 2016-2017. Opera comique tratta dall'omonima novella di Prosper Mérimée e già ispirata di per sé alla musica popolare gitana, la Carmen, accolta presso il Teatro Olimpico, va proprio ad esaltare le zone della partitura dove è evidente l'impronta folcloristica. La composizione viene messa a nudo, quasi semplificata, questo per aiutare lo spettatore a comprendere dove si trovi il centro dell'emozione. Una melodia spogliata permette soprattutto di accostarsi al momento in cui Bizet compose il capolavoro in quattro atti o quadri, scritto tra il 1872 e il 1875 e portato in scena per la prima volta nel marzo di quell'anno a Parigi. Il risultato finale è interessante perché grazie ai continui cambi di stile l'orchestra di Piazza Vittorio dà vita ad un allestimento alquanto trascinante che mantiene alta l'attenzione di chi è in sala grazie a ritmi decisamente sostenuti. Dalla salsa al flamenco, dalla techno al tango, dal blues al reggae, sfociando nella lirica, senza contare le sonorità arabe e africane, difficile annoiarsi di fronte a così tanta varietà di generi. La trama ne beneficia e non muta la sensualità trasmessa dalla protagonista, destinata a far perdere la testa al personaggio di José una volta giunta alle porte di Siviglia con la carovana di migranti e contrabbandieri. Uno show che rappresenta al meglio l'indole grintosa e variopinta di una bella realtà nostrana, attiva dal 2002 e composta da 18 elementi che provengono da 10 paesi differenti, formatasi all'interno dell'associazione Apollo 11, progetto sostenuto al tempo da diversi artisti per valorizzare il rione Esquilino, l'orchestra di Piazza Vittorio ha sostenuto più di 800 concerti tra l'Italia e il resto del mondo. Forte di una carriera intensa ed affascinante, oggi il maxi complesso dà l'ennesima prova di bravura e affiatamento con un allestimento decisamente rodato oltre che vincente. A dirigere il maestro Leandro Piccioni.